Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza trimestrale. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Faccio riferimento quindi al blog Mio Radar, al blog Mia Fantascienza, al blog Paleo Contatto. Ciao, benvenuti all'episodio numero 58, stagione 5, l'ultimo episodio della stagione 5. In questa puntata parleremo di Nuclear Weapons and Space Weapons. Il link alla bloggata la trovate in descrizione di questo file di YouTube. Nella bloggata trovate la traduzione in italiano per gli utenti italiani non dotati di skill linguistici in inglese, adeguati a fruire la conferenza online che si trova su YouTube denominata appunto Nuclear Weapons and Space Weapons. Sono panelisti del SETI che hanno circa 15 minuti ciascuno che esprimono praticamente le loro tesi. È una conferenza veramente spaziale, io vi consiglio di andarla a fruire e leggere. In questo podcast io vi andrò rapidamente a sintetizzare per sommi capi brevi diciamo di cosa si parla in questa conferenza. Se poi vi interessa, io vi consiglio caldamente di andare a leggervi la traduzione oppure fruire la conferenza. In buona sostanza, saltando parecchia roba, la politica americana nello spazio si è concentrata sulla costruzione di satelliti GPS e sorveglianza ed intelligence e telecomunicazioni e jamming delle telecomunicazioni nemiche per erogare quindi servizi alle forze di terra, di aria e di mare. I satelliti che jammano al momento non sono considerati armi spaziali. Poi si è avuta una politica di controspazio, sapere chi sta facendo cosa nello spazio intorno alla terra, e difesa da controspazio, ossia per proteggere i satelliti americani evitando che siano distrutti o disabilitati da satelliti nemici. C'è molto interesse oggi sul problema della vulnerabilità dei satelliti in caso di guerra simmetrica tra nazioni, essendo le costellazioni satellitari l'anello militare più debole. C'è oggi molta discussione riguardo sulla eventualità o opportunità di costruire dei nanosatelliti, ossia piccoli satelliti posti in orbita più lontana di quelli dove sono posti oggi i sistemi degli Stati Uniti, ma il costo di tale sistema in rapporto ai benefici forse ha poco senso. E poi abbiamo early warning per attacco da ICBM, ossia sapere chi ha lanciato, dove vanno i missili e se chi ha lanciato ha armi nucleari oppure se i lanciatori sono civili per immissioni di satelliti in orbita. Esistono vari tipi di armamenti spaziali, armi usate dallo spazio in orbita vicino alla Terra per colpire obiettivi a terra, armi ad energia diretta, intercettori ad energia cinetica, i famosi Rods of From Gods. Questo ramo di studi però è solo teorico ed è prossimo alla fantascienza, un po' come Star Trek, dove una nave da battaglia stellare staziona in orbita e bombarda i nemici al suolo. Armi lanciate dallo spazio in orbita vicino alla Terra per colpire obiettivi nemici in orbita. Armi ad energia diretta, raggi laser, microonde e raggi a particelle. Intercettori ed energia cinetica, basi lanciamissili di difesa. Poi abbiamo armi usate da terra per colpire satelliti, missili nemici in orbita, missili ASAT, basi a terra di missili antimissile, armi nucleari detonate in orbita bassa. Nel 2007 i cinesi fecero un test con armi ad energia cinetica e crearono molti detriti che crearono molti allarmi e tensioni con la Stazione Spaziale Internazionale in orbita. Un altro test lo fecero poi gli americani nel 2008 per disabilitare un satellite guasto che rientrava in atmosfera e che rischiava di diventare pericoloso colpendo centri abitati. Al momento solo Cina e Stati Uniti hanno la capacità di rimuovere satelliti propri oppure non propri dallo spazio.
I russi durante la guerra fredda lanciarono un satellite gigantesco armato di laser, ma pare che Gorbaciov ordinò di spegnerlo. Forse sì, forse no. Altre cose cui posso parlare rapidamente: i satelliti nella campagna USA in Iraq hanno permesso decisioni per poter essere presi nell'intelligence, quindi nell'ambito del SIGINT, intere campagne operative svolte con l'headquarters posto in Florida a non pochi chilometri dal campo di battaglia, quindi dalla Florida all'Iraq. Pensate un po' voi quanti chilometri praticamente ci sono. Unità militari, navi, mezzi blindati, tank, aerei, missili, bombe, granate guidate dal GPS, tutte funzioni militari moderne annesse a telecomunicazioni, intelligence, precisioni di manovra e fuoco che sarebbero state impossibili senza la presenza dei satelliti. Questo apre al problema della vulnerabilità dei satelliti in funzione dell'incremento della densità dei detriti in orbita, ponendo l'accento che le costellazioni satellitari militari, con tutti i servizi annessi, inclusa la costellazione di Early Warning ICBM, sono nel dominio dello spazio e questo anello più debole e vulnerabile rispetto ai restanti domini militari di terra, di mare, di aria e di cyber. I satelliti infatti sono molto facili da essere scoperti e tracciati e sono facili da intercettare, in quanto le loro orbite sono regolari e molto predicibili. Il know-how per interdire i servizi satellitari è abbastanza semplice, basta conoscere le equazioni della missilistica e le leggi di Keplero. Quindi la vulnerabilità delle costellazioni satellitari sono guerra elettronica come il jamming e lo spoofing delle comunicazioni militari, attacco ai satelliti in orbita da basi nemiche a terra, abbagliare o accecare i sensori del satellite in orbita, armi ad onde radio in alta frequenza oppure armi a fasci di microonde, HPM, attacchi da terra con raggi laser oppure missili ASAT, attacchi da satellite con nuvole di falsi segnali, attacchi da satellite con microsatelliti, armi ad energia cinetica, le multiple kill vehicle e esplosioni atomiche in alta atmosfera. Attualmente si stimano che ci sono circa 45 milioni di detriti da 10 cm in orbita. Sono gli unici oggetti osservabili della Terra con i radiotelescopi che tracciano appunto oggetti più grandi superiori ai 5 cm. Tutta questa materiale gira in orbita sulla Terra e è frutto, diciamo, della spazzatura spaziale che si è accumulata dall'inizio della corsa sulla Luna e via in avanti. Ma c'è anche una grande maggioranza di detriti, che si stima oltre 100.000 pezzi, che è più piccola dei 10 cm. Non è osservabile, ma è altrettanto letale come un piccolo proiettile cinetico. Che cosa si può dire? Beh, la sperimentazione americana del missile ASAT ha prodotto, diciamo, meno detriti di quanti danni ha fatto invece la sperimentazione cinese. Tuttavia, il rischio dell'avvio della sindrome di Kessler, una catena incontrollabile di urti e detriti che generano altri urti e detriti sino a distruggere tutto quanto di funzionante c'è in orbita, è un rischio che obiettivamente è cresciuto. E quindi che cosa si può dire? Beh, quindi è necessario ridisegnare e riprogettare le varie costellazioni di comunicazione, di intelligence, di early warning, se gli USA vorranno mantenere i servizi satellitari in un'eventuale guerra simmetrica. Ma ci sono domande e risposte che, se vi interessa la materia, io vi consiglio di andare a darci un'occhiata, perché è una bloggata veramente, veramente interessante. Questa puntata è tutto, un saluto.